E ritorniamo in Rivarola. Allora, qui abbiamo un po' di traffico dovuto al cambio delle linee, per cui non ci interessa. Allora, fatto questo, noi nel precedente episodio avevamo creato quest'altra zona di uffici, principalmente. Qui qualche edificio a media densità con zona commerciale e abitazioni. E ok, poi continuiamo a fare. Qui dovrebbe essere questo punto qua. Vediamo un po'. Sì. Allora, facciamo un po' di zone a media densità, visto che quella ad alta densità non me la chiede. Un conteggio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, perfetto. Sono 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, qua un altro 160. Così. Ah, qua cos'è questa zona? Commercio, ok. Però diciamo che è sbagliata. Aspetta. Vai qui. E poi da qua si è collegato in automatico, ok. Ci siamo, ci siamo. Qua 160. Qui. E poi qui abbiamo un altro 160 che va qua. Va bene. Fatto questo, direi che in questa zona necessitiamo di un tram. No. Metro, facciamo la metro prima. Facciamo, abbiamo una fermata qui. Però aspetta, allora. Tu. La spostiamo qui. Ospedale, spostalo un attimo qua. Tu. Ti sposti qua per un attimo. No, sistemiamo questa zona, facciamo così. Allora, l'ospedale. Visto che è bello ingombrante, lo posizioniamo da questo lato. Facciamo questo e facciamo quest'altro aggiornamento. Dalla parte di dietro magari mettiamo qualche edificio piccolino a media densità. Abbiamo la caserma. Metti qui la caserma. Poi. Questo cos'era? Il deposito della metropolitana. Perché comunque la metropolitana ha una fermata qui e un'altra fermata qui. Secondo me ci stanno. Facciamo 2, ok.
No, sbagliato. Elimina. E andiamo dritti. Posso spostare questa? Aspetta un attimo, no, facciamo così, guarda. Linea metropolitana, questa. Vediamo se... Sì, è questa la linea, linea 7. Quindi, metropolitana, linea 7, elimina. Facciamo così la linea. Parte da qua. Va qui e si chiude qui. L'ha chiusa? Non lo so. Si chiude. Allora, parte qui e va qui, poi da qui va nella zona industriale. Dalla zona industriale, ah, non posso. Ok, capisco qual è la problematica. La problematica è la seguente, dammi qui. Ok, ora ci siamo. Poi, allora, qua mi dispiace. Devo eliminare quella strada, quest'altra strada, quest'altra. E lo facciamo così, dai. Allora, abbiamo richiesto nuovamente di alta densità. Piazziamo 3, 4, 5, 6. 6. 3, 4, 5, 6. Ok, tu. Ok. Poi, parchetto, parchetto. Argomenti non mi interessano. Oh, lo piazzo qua, non... Qui ha più effetto il parco. Questo cos'è? Parco per cani. Sì, ma hanno troppo poco effetto sti parchi, dai. Cioè, il parco è qua. E non arriva nemmeno fino a qui. Ma sti parchi non mi convincono per niente. Non mi piace. Piace per nulla. Ah, qua ho sbagliato. C'è un'altra fermata.
Una fermata fatta e l'altra fermata l'abbiamo fatta pure. Perfetto. Tre, quattro, cinque, sei, tre, sei. E non costruisce qua? Vabbè. Poi la polizia la spostiamo e la mettiamo qui a questo punto. Mentre i vigili del fuoco li spostiamo. Caccio questo, li vorrei mettere. Caccio. Sulla curva. Ok. Ah, non va, non prende. Ma non prende perché l'ingresso è dalla parte qua? Vediamo un po'. Ok, perfetto. L'ingresso è qua. Uno e due. Non mi interessa questo aggiornamento. Questi li facciamo. Questo lo si fa. Questo lo si fa. Questo si fa. Questo. Facciamo qua, no? Questa la chiamiamo Città 2. Anzi, la chiamo ancora in modo diverso, amico. Rivarola 2. Has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Second Moon Radio with your host J. Thomas Hornbuckle. Ricerca, abbiamo un radiotelescopio. Struttura di ricerca astronomica che aumenta l'interesse dei cittadini per l'istruzione universitaria e contribuisce ad aumentare il numero dei laureati. Centro di ricerca geologica è il Large Hadron Collider. Così piccolo? Veramente? Questo mi meraviglia. Più 5 metri in tutta la città. Io questo lo piazzerei vicino alla zona industriale, direi. Ok. Aspetta un attimo. Ah, incidenti, ok. Mi sembrava l'icona del traffico. Il traffico invece è qua. Strada devo sistemarla in qualche modo, non so come. Che c'è il pilastro? Ah, perfetto. Torniamo qui. Allora, istruzione. Quindi quello abbiamo messo. Centro di ricerca geologica. Struttura per effettuare ricerche geologiche e studi sul campo. Aiuta a scoprire grandi giacimenti sotterranei di minerali e petrolio. Lo mettiamo.
in questa zona industriale. Per evitare di mettere tutto quanto in quella zona lì. Magari lo posso mettere qua dentro. Più tempo probabilità di laurearsi al college, più 200% depositi di petrolio, più 200% di giacimenti minerari. Inquinamento acustico medio. Vai, piazzo qui. Aia, la grafica è andata a farsi friggere. Vediamo. Ok. E poi abbiamo. Viene utilizzato per le sperimentazioni di fisica. Aumenta l'interesse dei cittadini per l'istruzione universitaria e la domanda di prodotti di aziende nel settore. Più 5% di depositi elettronici in tutta la città. Più 5% efficienza di produzione software. 20% di richieste di dispositivi elettronici. 20% richieste di software. 15% interesse di istruzione universitaria. Oh, se questo è un. No, ma è enorme nel vero senso la parola. Ok, allora. Abbandoniamo un attimo. Dov'è? Questa zona. Allora, questo era il centro di smistamento. Questo che fa? Aumenta lo spazio. Allora, io questo lo sposterei da qui e lo andrei a mettere in questa zona industriale. Aspetta un attimo che qui manca la comunicazione, quindi un ufficio postale lo andiamo a piazzare qui. Anzi, guarda, qua. E mettiamo una qui, una qui. E una qui, una qui, una qui, una qui, 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 qui. Poi nella zona industriale. E va bene in questo modo. Allora, torniamo qua. Allora, qui abbiamo queste stazioni di pompaggio dell'acqua. Facciamo così. Quelle stazioni le andiamo a posizionare. Stazione di pompaggio per val d'acquifere, non mi interessa. Questa è quella più grande, no? Mettiamo una qua, una qui e questa qui. Poi aggiornamento, aggiornamento, aggiornamento. Poi facciamo il collegamento qui. Fatto questo, andiamo ad eliminare questa zona. Via, via, via. Eliminiamo questo qui. Pausa. Allora, questa la piazziamo un attimo qua. Questa la piazziamo per un attimo in questa zona. Cos'è questo? Ah, ok, ci sta. Elimino questo. Ah, questo è il deposito della metropolitana. Che fa questo? Logistica di manutenzione dei treni della metropolitana. Ok, ci sta. Mettiamola qua. Tu ti sposti un attimo e ti metti qua. E
Sì, questa qua va bene, non dà problemi. Sulla scuola abbiamo questo. Questo è veramente enorme. Qui, su quest'isola non ci va. Lo potrei mettere qua, lo potrei mettere. Con le solite particelle che viene utilizzato per sperimentazioni di fisica. Anche se volevo metterlo vicino all'università. Ah, finisce così? Stop? Con l'isola di particelle viene utilizzato per le sperimentazioni di fisica. Però forse andrebbe fatto un po' più lontano dal centro abitato? Però in realtà, qui è un po' lontano. Dai, lo lasciamo qua per ora. Questo è il college. No, scuola media. Scuola media e questo è il college. Vabbè, lasciamolo così. Più 100 attrattiva in tutta la città, più 20 capacità della rete in tutta la città, più 50 intrattenimento. Trasmette dati di qualsiasi tipo a livello globale. Aspetta un attimo. Una è qua, una è qua. Questa la piazziamo qui. La piazziamo qui. Piazzala un attimo qua, questo. Allucinante come qui ci sia una buona copertura, ma in questa zona proprio zero. Mettila qua una. Mettiamo un'altra qui. Possibile che ci sia un massimo di edifici forse che può servire? Altrimenti non. Non riesco a capire il perché. Qui è verde. Oh, qua è verde perché. Ok, qui è verde perché non c'è nulla. Qui è giallina. Livello di copertura. Allora, copertura delle telecomunicazioni. Verde è il massimo. Sul giallino è un po' così. Qualità della rete? Giallina. Oh, vediamo un po'. Se io metto l'uplink satellitare, lo andiamo a piazzare da qualche parte qui. Vediamo un po', vediamo un po'. Ambiente acustico basso. Ci può stare vicino agli uffici? Non tanto, secondo me.
Guarda, lo piazzo qui e gli faccio una strada per fatti suoi. Usa questa. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. You're listening to Second Moon, the station for the cultural sophisticate who doesn't fear extending their ears to the more challenging sphere of the classical genre. Veramente un'altra torre devo mettere? Sembrano troppe, dai. Ah, la piazzo qui, la piazzo una. Una, due. Poi ne piazzo. Dammi questa. Forza qua devo piazzarla, dai, niente. Gentle arts. Though I do thank you for the honor. But I digest. Una qua, Professor Hornbuckle. Una è qui. Ai quattro, ai tre lati praticamente. Uno, due e tre. Dammi qui, ne mettiamo una anche in questa zona. Una la mettiamo. Ah, questo è il binario, ok. La mettiamo qui. Ma che fa questo? Fai le banche di pura potenza di calcolo forniscono immense risorse per la gestione del traffico di rete. Non so se serve di nuovo. Lasciamo stare. Road maintenance services have already been dispatched and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect to. Che fa questo? Spazio ampliato? Aiuta a immagazzinare la più posta, non mi interessa. Spazio ampliato per ospitare più furgoni. Dammi questo. Struttura, allora, uno è qua, poi. L'abbiamo già messo lì. Questo c'è già. E qua ce l'abbiamo pure. Veicoli. Affitto alto, non mi interessa dell'affitto alto, ve ne andate. Cassetta della posta. No, ok, cassetta delle poste. Qua mancano. Aspetta un attimo. Ok, anche qui anche, ne piazziamo una qui e una qui, una qua, una anche qua. Perfetto. Quasi 130.000 abitanti intanto. E a Rivarola 2 viene usata da 15 passeggeri. Wow! Metti solo
un binario. Mentre questa qui. Otto passeggeri in attesa, 98 in attesa, va bene. Ah, c'era questo. Elimino e rivediamo le comunicazioni. La copertura è eccellente in tutta la città. Qualità della rete perfetta. Run in questa zona. Le strutture sono qui in città. Vado quante antenne. Abbiamo del petrolio. Qui altro petrolio. Ma prima qua, sto petrolio c'era prima? Ok, poi vediamo un po' se possiamo mettere qualche edificio. Sì, abbiamo uno e due, che sono due strutture industriali. Allora, due strutture industriali. Che fa questo? Velocità di smistamento è non benissimo, diciamo. Facciamo un... Dammi qua. Allora, andiamo a comprare 1, 2, 3 e 4. Acquista. Acquistato questo. Allora, dobbiamo un attimino risistemare questa zona industriale, perché così com'è non mi convince tantissimo. Allora, come prima cosa andiamo a fare 1, 2, 3. Ah, qua c'è la metropolitana. Metropolitana, pausa. Mettila così. Non vedo. Che non la fa spostare? Binari necessari. Fai così, guarda. Elimina. Sta così. Questa qua. Me la fa spostare. Ah, non mi ha fatto il collegamento. Vai. Ci siamo. Perfetto. Poi, elimina, elimina. Elimina anche questo, questo. Va bene così.
4, 6, 2. Dammi questo. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi, ora un'altra. Questo è giusto già, perfetto. Lo lasciamo così. Facciamo questo così. E questo così. Questa è la struttura di smistamento. Dico perché ogni tanto la grafica impazzisce, visto il gioco. Scusatemi un attimo, facciamo così. 30. Se mi ricordo, in fase di caricamento, tagliamo questa parte e riavviamo il gioco. Resumo. Allora, stavamo dicendo che dobbiamo andare a piazzare degli edifici industriali. Ed è questo qua. Le macchine di domani vengono costruite qui, oggi e subito. Mica cavoli. Allora, facciamo così. This is an emergency broadcast to all citizens. The Fire and Rescue Service reports that fires are currently spreading in the nearby forest. The billowing clouds of smoke pose a serious health risk to anyone nearby. At this time, all citizens in the affected area. Porca miseria. To immediately move to a safe distance until the situation is under control. Quanto c'è di spazio qui? Una casella. Facciamo così. Perfetto. Io eliminerei questa. Perché a questo punto questa e questa non servono a nulla. Questa
Completamente. Prendo e le elimino. Isola 2, industria. Dammi qua. Via. Poi. Qui arriva qualcosa? Non arriva nulla qui. Per quella potremmo completamente eliminarla. Allora. Intanto. Questo incrocio se ne va via. Questa la spostiamo. La mettiamo qui. Ed eliminiamo 1 e 2. E questa torre la piazziamo vicino all'altra torre. Che fra torri si capisco. Poi. Che è successo qua? Mamma mia. Una strage. Correte troppo, ragazzi. Correte troppo su queste strade. Qua c'è del traffico. Del traffico perché tutti quanti entrano da qui. Vabbè. Anche se volendo potreste entrare anche da qui. Cioè. Però. Vabbè, sta zona va sistemata un attimino. Allora, abbiamo questa qui. E poi facciamo. Ah, ma in realtà ho sbagliato, scusa. Elimino. Interruttoria. Dai tostapani più modesti alle cassettiere che si autogestiscono. Questa fabbrica crea tutto. Crea tutto ciò che va a elettricità. La piazzerei qui. Ed una stazione. Andrei a piazzare qua. Ma ci sta proprio... Oh, perfetta. Mettiamo l'altro di questo. Mettiamo uno e due. Se questo è la linea per le persone, quella delle merci è questa qui. No, ho sbagliato. Aspetta, vediamo se riesco. Invece di farla così...
Così, vai. Perfetto. E qui facciamo questo. Tu perché arrivi qua? Non c'è nulla e tu arrivi qua comunque? Allora, tu te ne vai. Non sei tu? Ok. Come si chiama questa linea? Oh, un veicolo va più che bene. Facciamo Isola 1, Rivarola 2. Palla al centro. Abbiamo un collegamento diretto tra questa zona industriale e l'altra. E se qui facciamo questo ingresso così, cacciamo il semaforo, vai a tre corsie, così entrambe le frecce possono voltare al destro. Ah, vabbè, qua traffico di cambio carreggiato, ci siamo. Ok. Qui la scuola. Clienti insufficienti. Allora, se i clienti sono insufficienti, io i clienti ti porto. Non ok, quello ci siamo. Vabbè, ci rinuncio. Prima. Ok. Ah, c'è la lampada di roba. Dammi questo. Che non so se anche da qua magari possono entrare o uscire i vari mezzi. Centotrentasettemila abitanti. Ok, per il livello 19 mancano 600 punti scarsi.
advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you and try to stay off the streets until conditions improve. College, abbiamo un problema di college. Fermi tutti. Problema di college. Dov'è il college? Non è qui. Questa è l'università. No, in realtà 4500 posti. Ne abbiamo 3500 effettivamente. Anzi, allora 3003. E gli idoni sono 4.800. Guarda, io potrei mettervi... Io posso mettere un college qui. Volendo posso mettere... Fatto. Perfetto. Come ho detto, non mettiamo nulla. Mettiamo invece in pausa il gioco. E nel prossimo video riprendiamo da questo punto. Ormai manca poco al nostro obiettivo iniziale, raggiungere la megalopoli. Prossimo video, vediamo un attimo se riusciamo a raggiungere questo obiettivo. Alla prossima!